Io direi che possiamo cominciare a fare un bel record e via. Allora, innanzitutto grazie a Pierluigi Pardo, che non devo presentare. Grazie a Federico Barone, grazie a Federico Roberti e a Marco Barone di Siamo Zeta, che è un piccolo progetto di comunicazione giornalistica social che è nato da qualche mese e che in una qualche maniera, diciamo, provo a spingere con tutto me stesso. Grazie a Pierluigi perché Pierluigi, diciamo, oggi ci ha dato la sua disponibilità per fare questa chiacchierata sugli sports, ma soprattutto perché mi faceva piacere mettere in contatto una persona come Pierluigi, di cui, diciamo, dirò quello che penso a brevissimo. È una piccola realtà romana, ma romano-italiana, diciamo, che sta nascendo sulla comunicazione. A Pierluigi, diciamo, mi lega un affetto particolare, un affetto ovviamente, diciamo, da persona che lo vede in video, ma anche da persona che ne apprezza il lavoro. Pierluigi sarà, a mio modo di vedere, e su questo sono bravino, ho un certo naso su queste cose, sarà, secondo me, diciamo, fra 30 anni quello che per noi, per la generazione mia e anche di Pierluigi, è stato Raimondo Vianello, cioè una di quelle persone che ha parlato di calcio e ha parlato di sport con un'ironia incredibile, con un grandissimo divertimento suo e delle persone che lo guardavano. Io di questo ne sono incredibilmente convinto e dico solo una cosa. La capacità di Pierluigi è quella di parlare di una cosa incredibilmente gioiosa, senza eccedere in quelle violenze verbali che troppe volte vediamo, diciamo, legate a un certo genere di racconto sportivo. Non è una banalità, è fondamentale e di questo credo, diciamo, personalmente, da persona che segue il calcio da qualche annetto, lo ringrazio. E quindi io vi saluto, lascio la parola a Marco e a Federico, ringrazio ancora Pierluigi, ti do un bacio, ragazzi. Grazie, no, mi ha imbarazzato subito così di prima mattina, ma insomma, vabbè, No, grazie. è vero, è vero, è vero, e te lo meriti e ci sono tutte quelle caratteristiche che ci si può appassionare oltre che allo sport anche al racconto sportivo. Ci darai grandissime soddisfazioni, più di quante tu non ce ne abbia già dato adesso. A te e a quel lazialaccio maledetto che ti ha mandato in video. E chi è? Chi ha messo questa cosa del derby? Va bene. Un bacio. Grazie Ciao. Luca. Ciao. Ciao. Ciao Ciao. Luca, grazie. A voi. Allora, inizio la diretta ringraziando Luca per la presentazione, ringrazio Marco per la disponibilità e dire che Luca ha fatto un ritratto di Pierluigi Pardo perfetto. Pierluigi Pardo è tutto, è telecronista, opinionista, è un vero e proprio mattatore di ogni tipo di spettacolo calcistico e non solo, è autore, è presentatore e dal 2015 sei anche la voce ufficiale di FIFA. Per cui abbracci tutto il mondo dello sport e del calcio, direi a 300, veramente a 360 gradi, quindi ti ringraziamo per la Siete disponibilità. esagerati, cioè, sentiamoci più spesso perché per la mia autostima Perché fa bene alla salute così. quando Siamo sono in disponibili difficoltà per Luigi. Zoom, vi chiamo, mi fate 10 minuti come questi e Molto grazie. volentieri, motivazionali. Poi colgo l'occasione chiaramente per ringraziare la redazione che ci segue da casa e che fa ogni giorno un lavoro perfetto e come non ringraziare la Maker Faire, l'evento europeo più seguito per quanto riguarda il processo tecnologico e inevitabilmente parlando di processo tecnologico nell'ambito delle Sport Technologies, che è oggi l'argomento di cui tratteremo. Iniziamo Pierluigi, dato che ho già detto che sei la voce ufficiale di FIFA, per rompere così un po' il ghiaccio ed iniziare la nostra chiacchierata, da una domanda molto personale ed è un dubbio che attanaglia tutti i più grandi appassionati di FIFA. Sappiamo che sei un grande appassionato e che giochi, oltre a produrre appunto le telecronache di FIFA. Ecco, quando giochi riesci a sentire le tue stesse telecronache computerizzate o sei costretto a silenziarti? No, le sento, ma in realtà poi adesso per esempio sto giocando in inglese perché l'altra sera su Twitch a un certo punto uno mi ha detto aspettiamo altre telecronache che ho messo in inglese, ho scoperto che c'è Lee Dixon che tra l'altro è un mio eroe d'infanzia perché io ho una certa simpatia per l'Arsenal e quindi insomma non sapevo che ci fosse Lee Dixon nella versione inglese, terzino, biondino, non so se ci avete presente e quindi per esempio adesso sto giocando in inglese, no? Ma insomma sì, riesco a sentirlo, devo dire che la prima volta ma qui parliamo addirittura di PES, che a me sembra di aver cominciato nel 2009 con PES,
o nel 2008, qualcosa del genere. Comunque, insomma, ho fatto 5 anni di PES e poi dal 2014 sono a FIFA. E devo dirti che sì, le prime volte che sentivo la mia telecronaca su PES e poi quando è cambiato anche su FIFA mi ha fatto un certo effetto. Poi in realtà non me lo fa più. Sono, devo dirti, veramente colpito da alcune cose incredibili, secondo me, dal punto di vista della tecnologia. Una cosa che, per esempio, mi esalta è vedere quando c'è la formazione insomma, all'inizio della partita, che in realtà per l'algoritmo, non so chi per lui, riesce a pescare 6-7 nomi di giocatori della squadra, più o meno veramente come li avrei detti se avessi fatto la telecronaca in tempo reale, perché non è che dico tutti gli 11, e quindi quella cosa lì mi sconvolge ogni volta. Poi ci sono ovviamente dei piccoli bug, c'è cioè questo famoso Agüero che a metà campo prende il pallone, io urlo Agüero, eccetera. E devo dirti che in generale questo riguarda PES, ma poi ovviamente riguarderà anche FIFA ovviamente molto di più, perché insomma, senza dare i numeri, che forse non sono neanche pubblici, la dimensione è completamente diversa, e io l'ho sperimentata sulla mia pelle, con tutto l'affetto per tutti e due e con il massimo rispetto per tutti. Però devo dirti che anche l'errore, anche la piccola imperfezione, ce ne sono poche, pochissime, anche la piccola imperfezione poi diventa elemento di racconto, una cosa banale, oppure la frase, per esempio giallo, giallo, che è una cosa che io non mi ero accorto di aver detto, qualcuno, chi gioca a FIFA lo sa, insomma, che ogni tanto mi esce, vediamo il cartellino giallo, giallo, primo giallo così intensivo, il secondo rassicurante perché non è rosso, questa roba qui è diventata un tormentone, tant'è vero che poi negli Assolutamente. 6 anni ci ho giocato un po' di più. Ho fatto anche un po' di pubblicità a un programma che conducevo fino all'anno scorso, inondando di tiki-taka il racconto per fare un po' di pubblicità subliminale, no, a parte le battute, insomma. Quindi ci sono alcune cose, alcune formule, alcune espressioni, qualcuna anche sbagliata. Per esempio, questo Agüero è chiaramente un bug, insomma, non penso che si offenderà nessuno, ma devo dirti che paradossalmente è un bug che forse funziona, nel senso, sì, forse sarebbe corretto, Assolutamente, è ma diventato un in realtà la ritornello zucchetta e mi costante. urla Agüero in giro e quindi tutto fa parte secondo me, della magia di questo gioco, perché sa, poi io devo essere sincero, non sono chiaramente un videogiocatore accanito. Il lockdown, e quest'anno in cui sto in tuta serenamente alle 11 di mattina di una domenica, è un anno nel quale sicuramente è cresciuto molto il consumo mio personale di videogiochi. E devo dirti tutto il settore, anche qui non ho numeri precisi da dare, ma ho tutta una serie di feedback che arrivano da Electronic Arts, che sta andando da Dio, ma non soltanto lei, cioè è tutto il mercato inevitabilmente, cioè, è un aspetto ovvio. Questo è un anno in cui il nostro, un anno drammatico, un anno terribile, un anno che non dimenticheremo mai per tutta la vita, che dal punto di vista però della digitalizzazione e appunto di tutta quella serie di attività che si basano appunto sul digitale, sul tempo trascorso in questo modo, ha sicuramente visto il segno più, Ricevuto in un una bel aiuto. crescita altissima, e questa crescita altissima riguarda tutto il comparto dei videogiochi. Quindi ci si gioca ancora di più, credo che Twitch sia in grande crescita, che è il social network più strettamente legato al mondo dei videogiochi, e anche gli sport, che già stavano crescendo, perché è una tendenza a livello mondiale, a livello internazionale, che dura da parecchi anni, ma credo che questo 2020, ripeto, nella sua drammaticità, perché ci auguriamo di uscirne presto e di non riviverlo mai più, ma sicuramente ha portato a una crescita. Io banalmente facevo durante il lockdown, adesso un po' meno, perché intanto la vedo, ma con la massima attenzione, facevo i pranzi su Zoom, appunto, esattamente come stiamo facendo adesso con mia mamma di 77 anni. Capisci che è cambiato tutto, no? Che comunque Certo. questa scintilla di digitalizzazione, secondo me, si è allargata molto di più anche a un tipo di target, a un tipo di pubblico che in passato mai avrebbe pensato di utilizzare questi strumenti. Certo, e Pierluigi, proprio a proposito di Electronic Arts che hai citato, in un'altra intervista avevi detto che comunque hai provato anche diversi videogiochi di questa casa produttrice. Ecco, è interessante capire personalmente come hai vissuto il cambiamento da semplice fruitore esterno, quindi magari appassionato, seppur non accanito, come hai detto, a vero e proprio creatore, e anche cosa c'è dietro alla enorme creazione, all'enorme lavoro per consentire appunto tutte queste infinite variabili di FIFA a livello di telecronaca.
Ma allora, io sono un appassionato, io sono uno a cui i videogiochi piacciono tanto, soprattutto i videogiochi sportivi, devo dire la verità. Ci sono dei generi che proprio non mi interessano, i videogiochi in cui si spara, no? Come si chiama? Spara tutto, sì. Spara tutto. Cioè, sono giochi francamente che non mi piacciono. Quindi io gioco soltanto praticamente a giochi sportivi. Però, per esempio, da bambino avevo il television, che mi rendo conto che per voi non significherà nulla perché non ve lo ricordate proprio, ma una quarantina d'anni fa, 35-40 anni fa, c'era Atari e c'era il television, parliamo degli anni 80. I videogiochi credo che nascono intorno agli anni, a metà degli anni 70. Mi ricordo che mia madre arrivò a casa con questo, era un videogioco in bianco e nero, c'erano solo quattro giochi. Essenzialmente c'erano delle stanghette con una pallina, c'era una cosa che sembrava un po' un tennis, una cosa che sembrava un po' una pallavolo, ed era veramente una roba. Poi c'è stato Astro Smash, che era un videogioco in cui sparavi agli asteroidi sopra. Questi erano i primi videogiochi. Poi a metà degli anni 80 ci fu questa grande evoluzione rappresentata da Atari e poi da Television. Poi ho avuto l'Amiga, che insomma non va dimenticato, con il mitico Sensible Soccer, con il campo in verticale. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Prima ancora c'era stato il Commodore 64, ma io non avevo il Commodore 64, forse sì, ce l'avevo, non mi ricordo. Comunque c'erano, insomma, mi è sempre piaciuto tantissimo tutto. Poi ho cominciato a giocare a FIFA, mi ricordo FIFA 98, mitici Caputi e Bulgarelli, quello del Mondiale di Francia, per esempio, l'abbiamo veramente squagliato, l'abbiamo consumato con gli amici, quindi parliamo di una ventina d'anni fa. Poi chiaramente la vita va avanti, uno fa altre cose, si sposa, insomma, fa tutta una serie di attività banali. E poi devo dire che in questo 2020 io sinceramente ho comprato la PlayStation 3, ma non ci ho giocato molto. L'anno scorso, tipo a dicembre di questi tempi, ho comprato la PlayStation 4 e ho cominciato a giocare a FIFA, e devo dirti che insomma per me è sconvolgente la bellezza del gioco. Non voglio fare pubblicità, ma non soltanto lui, sicuramente anche molti altri, però è veramente di un livello incredibile. E poi c'è stata questa grande accelerazione del 2020, dove chiaramente la quantità di tempo vissuto a casa, insomma, poi tutte le Champions League che ho vinto quest'anno, tre con l'Arsenal, insomma, ne avrete sicuramente sentito parlare, avrete letto sui giornali, insomma, quello Sì, che ho assolutamente. organizzato con Leeds United prima e poi con l'Arsenal nelle mie carriere. E poi mi sono accostato al mondo di foot, del quale sapevo abbastanza poco, continuo a sapere abbastanza poco, ho capito che c'è proprio un intero universo di persone che giocano in maniera interattiva. Che vi devo dire? Insomma, mi sembra che i videogiochi siano una cosa. Guarda, credo che ci sia un po' di sottovalutazione del videogioco in generale, culturale, perché sembra sempre, e in qualche caso forse lo sarà anche, come in tutte le attività, se esagera e diventa patologica, ci sia sempre la visione del videogioco come un'attività un po' alienante. In realtà, secondo me, non lo è. Io penso al videogioco anche in maniera, in forma interattiva. So benissimo che il sogno di alcuni manager nei periodi di grande pressione è chiudersi dentro casa e farsi 24 ore consecutive senza nessuno rompere scatole il proprio videogioco preferito, ma alla fine non ci vedo niente di male. Cioè, rispetto a molti altri aspetti, è chiaro che, come tutte le cose, se fai soltanto quello, se diventa così alienante, se non pensi ad altro, se rubi tempo ad altre attività di socialità per giocare a videogiochi, hai un problema. Ma in realtà, come tutte le cose della vita, i videogiochi non sono una cosa né bella né brutta. Sono un passatempo bello, secondo me divertente, con un grande potenziale, anche sano. E poi, secondo me, c'è questa componente di interattività. Devo dire, adesso ho un po' di amici che giocano a punto e ci sfidiamo. C'è questo aspetto qui che, secondo me, è carino, appunto. Non è soltanto un'attività che si fa da soli, ma è un'attività che si può vivere con gli altri. Altri giochi sportivi mi piacciono. Sicuramente ho avuto un momento sulla PlayStation 2 in cui giocavo a Deep Black Golf, Tiger Woods, poi già poi basket, ovviamente. Però Immancabile. poi ti dico che boh, FIFA è veramente un po' totalizzante. Insomma, non è che ho 48 ore al giorno, e quindi alla fine essenzialmente gioco a FIFA. Certo. E a proposito dell'interattività e della sottovalutazione da parte, diciamo, della società o comunque diciamo, delle generazioni che non sono proprio vicine a questo mondo. Volevamo avere un'impressione, diciamo, tua
su quello che è il mondo di Twitch da creator per una persona che diciamo non è più in una fascia in cui uno si immagina di trovare diciamo degli streamer, no? Cioè gli streamer sono diciamo comunemente dei ragazzi, eccetera, Ti ringrazio, eccetera. hai trovato una formula per dire che sono abbastanza No, puntuale. Diciamo, ce la dipende, siamo preparata, sì. no, ma hai ragione, allora devo dirti che prima di tutto c'è un aspetto legato proprio alla mia vita, nel senso che io, la mia età anagrafica sono 46 anni e questo è un po' il tipo di attività che faccio, il lavoro che faccio e un po' credo anche il mio profilo personale, insomma io sono sempre stato uno abbastanza... non voglio dire amato dai ragazzi perché non è così, non posso dire, però insomma ho un tipo di profilo abbastanza informale, ecco, abbastanza informale rispetto anche ad altri colleghi, quindi ho un modo di interpretare il mio mestiere principale, che è ovviamente quello di telecronista, di commentatore televisivo, sportivo, di giornalista, comunque spero in maniera seria, ma certamente è arrivato il caffè, ragazzi. Attenzione, clamoroso. Grazie, grazie. È arrivato il caffè. Grazie, grazie. Dietro le quinte. Grazie, davvero. È nuovo giallo giallo, grazie grazie. Giallo, giallo, coffee, coffee. E quindi sicuramente la mia età anagrafica è quella, e c'è poco da fare. Però questo Peter Panesimo è molto legato, passatemi questa espressione, questo essere un po' Peter Pan, è in qualche modo legato anche all'attività che faccio, al tipo di rapporto con i ragazzi, quindi probabilmente sono da questo punto di vista un po' più credibile come pischello non cresciuto, immaturo rispetto ad altri colleghi molto più seri e molto più... però insomma l'età poi avanza. Devo dire, Twitch mi sta piacendo molto, è un'esperienza che ho iniziato 2 o 3 mesi fa, ero abbastanza all'inizio, avevo qualche dubbio perché mi sembrava una cosa un po' così, non voglio dire da nerd, ma insomma, da, appunto, da pischelletto di 20 anni. Devo dire che alcune cose sono impagabili. Cioè, mi sono trovato a giocare delle partite della mia carriera col San Paoli, adesso con Newcastle, oppure certe partite di foot con 2000 persone, 1500 persone che tifavano, che mi davano dei consigli. Devo dire che è una sensazione carina. Cioè, è una di quelle cose che dici, ma alla fine, ma che c'è di male? Il rapporto, io poi sono da sempre abbastanza disintermediato come tipo di rapporto con le persone. Nel senso che credo molto nel fatto, insomma, io tendenzialmente non me la tiro molto, non sono uno, cioè ho mille difetti, non è che adesso vengo qua a fare il figo, ho mille difetti, però sicuramente sono uno molto informale, quindi non sono uno che tende a mettere una barriera fra sé e le persone che lo guardano. Quindi a me l'idea di avere un rapporto anche molto diretto, dove la gente in chat mi scrive, mi saluta, ciao, cioè, questa roba qui mi piace, mi fa star bene. C'è tutto il tema della moderazione, che è un tema ovviamente importante, che io cerco da vecchio amante del metodo Montessori, da persona progressista, cerco, qua c'è gente che ride, c'è ogni tanto qualcuno che dice delle cose e quindi cerco di non mettere, ho un moderatore, Tony Tom Modestino, che mi dà la mano, eccetera, eccetera, quando c'è, ma non è che abbiamo un accordo, quando c'è mi dà una mano nella moderazione. Se no, modero io. Ho scoperto come bannare quelli che bestemmiano e fanno altre cose perché non dicono cose razziste, cioè perché poi c'è sempre il provocatore. Però devo dire che sono pochi e io credo molto al fatto che poi alla fine, cioè, mi piace molto dire autoregolamentatevi perché credo che sia la cosa più logica da fare. Perché penso che chi va su una chat per spammare sia uno sfigato, detto in grande amicizia, o magari si accaccia in quel momento di una sua attenzione, di un suo momento di visibilità. Bisogna fargli capire che non deve farlo. Tutto qui. Poi è chiaro che nei casi in cui uno insiste viene lo bannano. Devo dire che mi dà anche un certo gusto, un po' di autoritarismo per me, che sono invece proprio il massimo dell'altra cosa, appunto, del progressismo. Però insomma, ogni tanto quando uno non insiste. Però ecco, questo rapporto con la community mi piace. Mi piace, mi sta piacendo Twitch, mi diverte giocare. Sì, perché no? Ecco, il tema è perché no? Sto scoprendo un tipo di mondo carino. Poi ovviamente non penso che diventerà la mia attività principale, nel senso che comunque faccio le telecronache, la radio, un po' di progetti, stanno partendo due cose nuove. Quindi, però insomma, un'oretta al giorno di
di PlayStation o di Xbox, ovviamente. Io ho la PlayStation, però un'oretta al giorno di PlayStation non guasta. Perché no? Perché no? E proprio a proposito di questi limiti di cui stai parlando, che non bisogna superare, è balzato alle cronache proprio in questa settimana il cosiddetto No Stream Day, che, riassumendo, è stata una protesta di alcuni streamer che hanno disincentivato anche il pubblico ad accedere alla piattaforma Twitch a causa di questo permaban, quindi del ban perenne che è stato attribuito a questo ragazzo, a questo streamer. E, chi è questo streamer? Il nome è Sdrumox, non so se lo conosci. Non so veramente nulla, ragazzi, però... E comunque è balzata le cronache soprattutto perché si parla di una solidarietà non tanto nei confronti dello streamer in sé, che probabilmente aveva effettivamente sbagliato, quanto più per fare chiarezza sulla politica di regolamentazione e di gestione del ban. E si è poi aperto un discorso ancor più grande che riguarda i diritti per i lavoratori, perché gli streamer richiedono a gran voce una dignità proprio come dei veri e propri lavoratori. Quindi parliamo sicuramente di tematiche molto spinose e anche delicate, però sarebbe interessante approfondirle, ecco, perché è comunque molto attuale e si parla di una nuova realtà. Guarda, onestamente non ne so nulla, quindi non è che non ne voglio parlare, ma ne so veramente poco. Ho visto che c'era questo nostro Day, che era il 9 dicembre, giusto? Però non conoscevo Sdrumox, non so esattamente che cosa abbia fatto. È chiaro che, come tutti i settori nuovi, è a caccia... C'è necessità di una regolamentazione, questo vale. La società sta cambiando in una maniera velocissima e questo 2020, fra gli effetti collaterali di quest'anno, diciamo di merda, chiamiamo le cose col loro nome, fra gli effetti collaterali di questo 2020 c'è l'accelerazione su tutta una serie di cambiamenti, appunto l'aspetto digitale che ti dicevo prima, la quantità di riunioni che da fisiche diventeranno anche dopo, anche quando avremo, speriamo presto, il vaccino, saremo tutti a posto, eccetera, eccetera, fra qualche mese, ce lo auguriamo. Però io credo che la propensione allo smart working crescerà molto, la propensione a utilizzare appunto Zoom, Teams, questo genere di strumenti invece di incontrarsi fisicamente. Cioè, tante volte onestamente abbiamo preso dei treni o degli aerei senza alcun motivo, questa è la verità. Anche perché forse le tecnologie non si erano ancora sviluppate in questo senso, al di là del piacere di andare, perché insomma io sono uno che ama muoversi, però francamente tante volte veramente ho preso dei treni per andare a fare una riunione da Roma a Milano o viceversa, quando potevamo tranquillamente fare una call e poi magari dopo 10 incontri virtuali arrivi all'incontro fisico per firmare un contratto o per trovare o per effettuare un evento, no? Quindi questo è, secondo me, è una rivoluzione, è veramente una rivoluzione, cioè dal punto di vista del tempo. E, certo, come tutti gli aspetti, appunto, in grande velocità di modificazione. Il dinamismo di quest'epoca fa sì che nascano appunto figure professionali nuove. Quindi, ripeto, nello specifico non ne so nulla, però che ci sia un tema anche di tutele quasi sindacali, di diritti, del lavoro legati a questo mondo, perché no? Poi c'è anche tutto un tema di copyright. Per esempio, sentivo che c'era tutto un discorso legato alle musiche, no? Alle musiche inserite all'interno delle dirette, dove ovviamente c'è un discorso di diritto d'autore. Poi credo che le musiche contenute all'interno dei videogiochi siano per loro natura a posto dal punto di vista di Twitch. Insomma, non è, come avete capito, non ne so molto, però è ovvio che, come tutti i settori, in clamorosa velocità di evoluzione si richiede una regolamentazione, come tutte le cose. Ne parliamo in maniera molto più drammatica per quanto riguarda i diritti, per esempio, di quei lavoratori che consegnano i pasti a domicilio con le varie piattaforme, no? I runner, sappiamo insomma quanto abbiano diritto a tutele, a assicurazioni in caso di infortuni, a diritti. È tutta una società che si sta strutturando con dei rapporti, diciamo, di natura appunto sindacale e contrattuale che dovranno essere decisi. E poi, sai, i concetti sono sempre quelli: se c'è una retribuzione, se c'è una prestazione d'opera, se c'è un lavoro, si va configurando inevitabilmente un rapporto che deve essere regolamentato con diritti e doveri da parte del lavoratore, ma anche con diritti. Ma pensi che questo scetticismo, diciamo, nei confronti del mondo degli sports, in generale nel mondo degli intrattenitori, poi se vogliamo, perché è la nuova televisione sostanzialmente, per i giovani soprattutto,
sia anche legata a un fattore anagrafico, cioè che ci sia dello scetticismo perché i fruitori sono in una fascia di età che è compresa tra più o meno tra i 13 e i 14 anni fino ai 28, più o meno sulla trentina, ecco, per cui Dici che sto fuori io, eh? Vabbè. no, Sì. nel senso No, io penso di sì, che la penso di sì. percezione possa essere, diciamo, Certo. non è un lavoro, siete in un'età o che è troppo giovane e quindi andate a scuola, oppure affacciatevi al mondo del lavoro che non è Questa roba qua, esatto di questo che è una tipo. cosa più seria. Allora, guarda, io penso questo, che appunto, credo che ci sia un pregiudizio nei confronti dei videogiochi, in assoluto, in generale. Io ormai credo un paio di anni fa, perché poi con il lockdown mi sono perso, no, forse nel 2019 in realtà, quindi un anno e mezzo fa ho condotto il Drago d'Oro, credo si chiami così, che è il premio del videogioco italiano, e c'era Crimi in quella circostanza, che credo fosse sottosegretario del primo governo giallo-verde, non era ancora il capo politico sicuramente dei 5 Stelle, forse dal 2018. E venne lì a nome del governo a dire che c'era, lui è un videogiocatore, svelo qualcosa, insomma, e venne a dire che appunto c'era un'attenzione del governo, ma essenzialmente era una sua passione personale, credo. In assoluto dal punto di vista culturale, io credo appunto che il videogioco sia percepito come ci sia un retaggio, no? di una cosa che è inevitabilmente perdita di tempo, che magari è un passatempo meno sano nell'immaginario di alcune persone rispetto ad altre cose. Come prodotto di intrattenimento, sai, lì domina il mercato. Non è che i reality televisivi siano uno spettacolo sempre colto, Certo. eppure vanno in televisione da anni con successo, legittimamente portano soldi ai network, portano investimenti agli investitori pubblicitari e delle volte si sta lì a discutere su se quello ha messo le corna a quell'altro, se quell'altro. Cioè, quindi voglio dire, non è. Secondo me c'è sicuramente questa componente qui, sicuramente c'è un po' di pregiudizio, sicuramente c'è un aspetto anagrafico, anche se io in realtà sono convinto, e lo dico sinceramente, che a FIFA, ma non solo a FIFA, molti videogiochi, pure i sessantenni ci potrebbero giocare, cioè un fatto proprio di che non hai tempo e ti sembra di perdere tempo, ma io sono convinto, conosco moltissime persone in età anche adulta, che se potessero avere 3 ore di tempo per mettersi a fare la loro carriera su FIFA o a un altro video, cioè, la farebbero, perché secondo me è oggettivamente appassionante, è bellissimo, divertentissimo, come può essere divertentissimo giocare ad altre cose. Quindi, poi sai, il gioco, adesso non voglio fare un discorso così generale, ma il gioco è fondamentale. Il gioco è fondamentale, cioè è un elemento, secondo me, della vita che tende a essere sottovalutato e che qualche volta viene messo quasi in contrapposizione con il lavoro e con la serietà. Il gioco è un tema fondamentale. Il videogioco è chiaramente una forma di declinazione del gioco legata alla tecnologia e a questi tempi. Ma giocare è una delle cose più sane, più belle, più alte che secondo me devono esistere nella vita. E non lo devi perdere con il passare degli anni, perché è una componente fondamentale. To play, che sai che in inglese significa giocare, ma significa anche suonare, significa anche recitare, è proprio esattamente questa cosa qui, cioè è un tempo di alienazione rispetto a quella che è tutta la parte legata ai doveri, legata alla quotidianità della vita, che è fondamentale da ritagliare. Quindi il videogioco è soltanto una delle declinazioni, e una delle declinazioni ovviamente più moderne, più accattivanti, di una tendenza che secondo me tutti gli esseri umani hanno e che non deve essere demonizzata. L'aspetto anagrafico, secondo me, c'è certamente. Esiste, e come tutte le cose ci vorrà del tempo. Poi dirti, passando agli sports, se mi ci vedo a guardare la finale mondiale di Fortnite, non lo so, ma francamente non lo so se mi ci vedo, però vedo quello che è successo soprattutto in altre parti del mondo dove ormai da 4, 5, 10 anni cominciano ad esserci arene quando si poteva andare, quando ci si poteva radunare, arene piene per andare a vedere le finali di questi tornei. Ho avuto modo prima con PES e poi con FIFA di commentare alcune finali tra quelli sono atleti, non sono atleti in senso stretto,
come può essere, chiaramente non hanno gli addominali scolpiti in qualche caso, ma il livello di sofisticazione, di preparazione, di cura del dettaglio nel giocare al loro videogioco è simile a quello che un atleta ha in qualsiasi altra disciplina. E proprio a proposito di questo enorme sviluppo che c'è stato e a proposito anche delle arene con tantissimi spettatori, abbiamo assistito negli ultimi mesi, negli ultimi anni, a dei veri e propri corsi di formazione per arbitri, allenatori, analisti e telecronisti di partite virtuali. C'è l'esempio più eclatante che è di José Queira, che ha iniziato su Football Manager, che è un gioco di strategia, diciamo, calcistica, quindi talent scouting, e ha accumulato talmente tanti punti nel suo ranking da essere divenuto prima scout del Porto e poi scout dello Sporting Lisbona. Quindi effettivamente stiamo parlando di una realtà dinamica in continua evoluzione. Del Porto e dello Sporting di Lisbona fisico? Reali, assolutamente. È stato preso quindi dal mondo virtuale, quindi parliamo di un mondo che inizia come virtuale ma sta diventando sempre più concreto. Beh, un altro esempio, il più classico che mi viene in mente, è quello dei simulatori, per esempio per i piloti di Formula 1. Cioè il simulatore, il riuscire a riprodurre, chiaramente non puoi allenare, questo sarebbe interessante parlarne ovviamente con i piloti o con chi si occupa di Formula 1, di MotoGP in maniera più strutturale. Credo che nella Formula 1, per ovvi motivi proprio di postura, di posizione sull'auto rispetto alla moto, la simulazione sia ancora più importante, perché comunque la Formula 1 si pratica, quella vera, si pratica da seduti, e quindi è un tipo di... Il simulatore riesce comunque a riprodurre alcuni meccanismi che poi si provano nella Formula 1 reale. Assolutamente, cioè il livello di simulazione è elevatissimo, è altissimo, e quindi è uno strumento che in qualche caso riesce addirittura a riprodurre quella che è la realtà. Quindi questa cosa mi sorprende, ma fino a un certo punto, che questi osservatori poi siano stati assunti al Porto dello Sporting Lisbona, perché nei giochi più strettamente manageriali, appunto, o di simulazione, alcuni aspetti possono essere assolutamente sovrapponibili a quelli della realtà. Un simulatore di volo fatto bene o un simulatore di Formula 1 fatto bene sicuramente può essere utile a un pilota per potersi allenare, partendo dal presupposto che ovviamente non avrai mai la stessa adrenalina e alcune cose del ovviamente non sono riproducibili, no? Anche se tu c'hai il volante che riproduce perfettamente quello di una Formula 1, alcuni elementi che sono gli elementi umani basati all'adrenalina, al pericolo, chiaramente non li puoi riprodurre, però puoi riprodurre, puoi comunque allenare alcuni aspetti, quindi non mi sorprende, ecco. Ma secondo te questa commistione tra il mondo digitale e il mondo in realtà reale, no? Si potrebbe arrivare ad una situazione in cui un giornalista tra 5-6 anni arriva appunto tramite i mezzi che può essere appunto Twitch o YouTube a sostituire un po' l'informazione sportiva, la classica, che può essere con i programmi dei post partita o il tiki taka di turno, sostanzialmente spostarlo in autonomia su queste piattaforme e diventare un po' un media di se stesso, sostanzialmente. Ma tutto è possibile, onestamente. Cioè, io non avrei mai pensato, se me l'avessi detto, ma non 10 anni fa, anche 5, anche 3, forse anche 2, o un anno fa, appunto, che avrei giocato su Twitch, magari con 1000 persone, 2000 persone che guardano e tifano la mia partita mentre gioco a FIFA. E io parlo di me stesso, ma ci sono esempi molto più eclatanti da questo punto di vista. E il mondo cambia. Io credo che come sempre, poi il punto di partenza ovviamente è il calcio. Punto di partenza è il calcio, cioè per quanto riguarda FIFA è lo sport dal quale appunto una cosa ha origine. È difficile che tu possa essere un appassionato del videogioco della Formula 1 e poi non piacerti la Formula 1 normale. Secondo me in assoluto è possibile. Io non ci vedo niente di... Non mi sorprenderebbe, ecco, non mi sorprenderebbe. Poi io credo che certe emozioni dello sport
reale, quello fisico, quello dello stadio, ecco, certe emozioni siano irriproducibili e siano l'origine di tutto. Cioè, io credo che quando mi emoziono nel giocare adesso la mia stagione con Newcastle, cioè, è perché mi piace il calcio, di fondo. Se non mi piacesse il calcio, non giocherei a quello. Poi c'è anche un tema, secondo me, legato ai tempi. Parlando con alcuni miei amici genitori che hanno cominciato a avere dei figli intorno agli 8, 10, 12 anni, i ragazzi di oggi, cioè i 90 minuti, per esempio, di una partita, che sono il tempo consentito, direbbe Gregori, il tempo stabilito per una partita di calcio, sono in realtà, per i ragazzi più giovani spesso un tempo biblico, un tempo infinito. Quindi la soglia di attenzione, delle persone, secondo me, con tutto questo bombardamento continuo che noi abbiamo, sono dei miei amici che fanno scroll or die su Instagram, con tutte le foto delle persone che fanno scrolling sul telefonino. E devo dire che io mi trovo in tanti momenti della mia giornata a fare scrolling col telefonino, a vedere Twitter, a vedere WhatsApp se mi ha scritto qualcuno, come tutti penso, no? E quindi siamo molto più bombardati rispetto al passato da tutta una serie di messaggi. Il tempo di attenzione, la soglia di attenzione che dedichiamo al tema X, al tema Y, al tema Z tende ad accorciarsi. E quindi io credo che nelle future generazioni l'elemento tempo cambierà. Pensare a sport, pensare al cricket, le partite che durano per 3-4 giorni, mi sembra difficile pensare che in futuro possa succedere tutto questo. Assistiamo, e la cosa non è che mi piace tantissimo, perché secondo me è uno dei problemi più generali di quest'epoca, qui anche dal punto di vista dell'informazione, che non c'è il tempo dell'approfondimento, che dopo, poi vabbè, io facendo il conduttore questa cosa, e il giornalista, questa cosa ce l'ho, il giornalista televisivo, questa cosa ce l'ho abbastanza presente, cioè il tempo dopo che porta alla noia, no? Cioè al ragionamento. Questo secondo me è un tempo che si sta molto accorciando, cioè rispetto al passato è molto difficile fare ragionamenti lunghi, tutto diventa più sincopato, più ritmato, e questa cosa qui poi come effetto collaterale porta secondo me una certa difficoltà nell'approfondire. E ci sono delle questioni che purtroppo non si possono approfondire con uno slogan di 10 secondi, vanno spiegate. Alcuni temi della vita vanno spiegati, non puoi pensare in 10 secondi di raccontarli. Quindi adesso ho fatto un volo pindarico per dire che in generale questa velocizzazione dei tempi e dell'attenzione non mi fa impazzire e la trovo pericolosa. Ma in generale credo che, per esempio, la formula di una partita a FIFA di 6, 8, 10 minuti sia molto più fruibile rispetto ai 90 minuti di una partita di calcio. Se dovessi giocare partite a FIFA di 90 minuti, forse è anche possibile farlo. Non so quant'è il tempo lungo, probabilmente non le giocherei perché ovviamente non ci sarebbe tutto quel tempo lì. Quindi questo aspetto, però, secondo me è fondamentale. Tornando al punto di partenza della domanda, la risposta è perché no? Perché no? Partendo dal presupposto che poi comunque l'origine del piacere, in quel caso, secondo me, è legato al piacere del calcio. Quindi, se non ci fosse il calcio fisico, non ci sarebbe il calcio virtuale. Pierluigi, mi leggo a questo tuo discorso per farti l'ultima domanda prima di salutarti, ed è diciamo legato al discorso dei social. Abbiamo parlato di come lo sport sia entrato nella tecnologia, ma è anche importante vedere come la tecnologia abbia rivoluzionato lo sport. C'è un esempio chiarissimo che è quello dello scorso anno, quando José Mourinho pubblicò su Instagram una foto all'interno dello spogliatoio con tutti quanti i suoi giocatori, ragazzi, che dopo una vittoria in campionato praticamente non si guardavano in faccia, guardavano il cellulare e pensavano soltanto a pubblicare foto o a passare appunto del tempo sui social. Come l'avvento dei social e quindi questa immediatezza sempre richiesta ha rivoluzionato il modo in cui concepiamo lo sport e anche le dinamiche interne eventualmente allo spogliatoio e quindi quelle che poi si vedono sul campo di gioco. Beh, sicuramente modifica tutto, quindi modifica quello, modifica anche il mio lavoro, nel senso che io sono uno di quelli che da anni faccio la telecronaca e ho, per esempio, una serie di profili Twitter, di statistiche, ai quali do un'occhiata. Poi devo dire che lavorando per DAZN,
DAZN è legato a Opta, quindi abbiamo la chat interna e quindi mi arrivano in automatico su WhatsApp le cose più rilevanti. Però ci sono alcune cose che, per quanto tu puoi preparare una partita da telecronista, non puoi immaginare prima. Cioè, se una squadra fa 3 gol nei primi 10 minuti, non è che puoi fare tutte, non ti puoi studiare tutte le casistiche. Alcune cose te le ricordi a memoria, altre cose ti vengono in mente, cioè, quando succedono hai dei profili che te le danno. Ovviamente anche il tema dei feedback, al di là del fatto che i feedback sui social network, soprattutto su Twitter, vanno presi ovviamente con leggerezza, perché ci sarà sempre quello che ti insulta a prescindere. Non c'è una telecronaca dove, di qualsiasi partita, dove non ci siano almeno due commenti di uno che dice che è tifato per la squadra X e l'altro che ti dice che è tifato per la squadra Y, tanto per capirci, è un proprio classico. Succede sempre, sia nelle partite più combattute che nelle partite più tranquille, ma ci sarà sempre qualcuno che dice che è tifato per... Beh, quella, lo sai che è l'adrenalina, ed è anche un po' lo sfogatoio, ed è assolutamente normale, è legittimo e va preso con leggerezza. Sicuramente sì, la tecnologia, i social network cambiano tutto, cambiano la percezione, cambiano tutto. Però poi, ecco, io credo che in generale questo riguarda soprattutto chi vuole fare il giornalista, chi vuole raccontare storie. Conta sempre, poi ci sono delle cose che sono irriproducibili. La passione è irriproducibile. Se uno finge passione, ma in realtà non prova emozione, per esempio in una telecronaca o per una cosa, è impossibile, secondo me, riuscire a costruire a tavolino quella cosa lì. Il racconto o la passione che uno sportivo mette nel realizzare un'attività fisica, non... tutto il resto è un contorno. Tutto il resto è un contorno. Poi sul discorso, appunto, scroll or die, di Mourinho, con tutto lo spogliatoio, con i ragazzi, che quello non è molto diverso da quello che vediamo sui mezzi pubblici o appunto alla fermata dell'autobus. Stanno tutti al telefonino, a guardare il telefonino. Cioè, è proprio un... Che vi devo dire? È diventato... Io, guarda, mi ricordo Anna Puccio, che è una grande manager italiana, che era, credo, nel consiglio di amministrazione in quel periodo di Sony Ericsson. Non voglio dire che lavorava in Procter & Gamble. Tanti anni fa io vengo da Procter & Gamble, che una ventina d'anni fa, ero a Milano, quindi sì, 15 anni fa, mi disse: guarda, il telefonino sarà il futuro, il telefonino sarà il centro di tutto. Non so se l'abbia detto lei, a me l'ha detto lei, ma magari l'aveva detto qualcun altro prima di lei, però insomma lei era nel consiglio di amministrazione di questa grande azienda, e in effetti è andata così. Cioè, il telefonino è diventato il centro di tutto, è diventato un collettore di tutto un insieme di elementi e di aspetti, che sono assolutamente centrali nella vita delle persone. Tornando al discorso di prima, Mourinho quel giorno lì, da grande maestro della provocazione, ha raccontato quella cosa, che però è una cosa che succede sempre. La tecnologia, i feedback, i social network, cioè vale tutto, tutto è importante, tutto deve essere capito. Io mi ricordo, un po' di puzza sotto il naso che avevano alcuni colleghi più anziani quando era nato Twitter, poi alla fine sono tra i tutti, più o meno, perché comunque devi fare, o chi non c'è entrato magari non ha un account, ma va comunque a leggere i commenti, va a leggere, perché è un pezzo fondamentale della vita, Twitter come Instagram, come tutto il resto. Non puoi pensare di rifuggire le tecnologie, sarebbe come pensare di non avere la televisione dentro casa, cioè è impossibile, no? È impossibile, secondo me, soprattutto per chi si occupa di comunicazione, non tenere conto di tutto questo. Poi, come No, tutte le siccome cose... secondo me ci becchiamo un insulto, sai cosa? Fallo tu. Va bene, qualità ne abbiamo? Ma che è, Zerbi? Riccardo? Qualità, come stai? Qua, ti sentiamo un po' basso, adesso proviamo a vedere se lo Basso. vedo comodo. Qualità ne abbiamo, Pardo? Ne abbiamo molta di qualità, ma io ti vedo continuamente. Sei una presenza centrale della mia vita. Anche l'altro giorno con l'Aureus, appari continuamente. Dove sei? Siamo con Diletta che è qui al mio fianco alla Maker Faire. Ciao, Tu sei il Diletta. padiglione dello sport in call. Tu che sai raccontare bene, tu raccontaci come sta andando questa parte di sport della Maker Faire. Esatto. Se ti va poi di farci anche una cronaca di, non so, così in diretta, magari Sì, facciamo. prende il caffè, attenzione, sono le 11 del mattino, momento importante, il momento del primo caffè della giornata, un momento che può indirizzare il corso degli eventi di una domenica certamente non semplice, perché fra qualche minuto scenderò dal divano, andrò a farmi una doccia e passerò una bellissima giornata all'aria aperta, ovviamente, con il distanziamento e le mascherine. Bene, questa era la telecronaca. No, la parte sport è una parte ovviamente fondamentale, perché
perché lo sport, il racconto sportivo, gli sports sono uno degli aspetti dal punto di vista digitale, secondo me, più interessanti, una delle tendenze degli ultimi tempi. Stavo raccontando la mia esperienza su Twitch, stavo appunto riflettendo sul fatto che gli sports in alcuni paesi, ancora di più che in Italia, hanno una dignità e un, diciamo, un risalto che si avvicina a quello degli sport reali. Io non so dire se in futuro tutto questo sostituirà lo sport reale, mi auguro di no, perché il piacere di commentare una partita allo stadio, magari con gli stadi pieni quando ci saranno, il piacere di un'attività sportiva reale, fisica, con il movimento dei muscoli, non soltanto di quelli delle dita della mano sul joypad, secondo me è incomparabile, è di una bellezza incomparabile, però è un pezzo di mondo che sicuramente è cresciuto molto e poi soprattutto questo 2020 è stato un anno della sua drammaticità che sta portando a un'accelerazione di tutta una serie di aspetti legati alla digitalizzazione che in passato non potevamo nemmeno immaginare. Questa è veramente, secondo me, una chiave fondamentale. Cioè il 2020 verrà ricordato, secondo me, in futuro come l'anno in cui alcuni processi che erano già in atto, perché non è che non ci fossero, ad esempio, Zoom, Teams, tutti questi strumenti per fare le videoconferenze, ma in una sorta di mega effetto trial, quindi una sorta di prova che abbiamo dovuto inevitabilmente tutti fare perché eravamo costretti, siamo costretti a starcene a casa. Ebbene, tutto questo sta avendo un effetto di accelerazione clamorosa. Quindi la digitalizzazione del paese, raccontavo Rudy, dei pranzi durante il lockdown su Zoom con mia mamma collegata a 200 km di distanza. E, insomma, è una cosa che per una signora di 77 anni qualche anno fa era impensabile. Vero, Quindi è c'è un vero. livello di alfabetizzazione tecnologica digitale anche di strati della società che non si occupavano di questo che è nettamente superiore rispetto al passato. È E molto vero gli games questo. Assolutamente. è molto vero, è molto vero. Come quasi tutte le cose che dico, Zerbi, è molto vera. Senta, Pardo, la lasciamo andare avanti nelle sue attività, ricordando che tra i tanti padiglioni sono 9, con più di 300 espositori. Tutti, diciamo così, coordinati, comportati bene, Pardo, perché alla mia sinistra, alla destra, per chi ci guarda, è comparso il direttore supremo Colella. Quindi comportati bene dicendo Saluto. le cose No, nei 9 bellissimo padiglioni. uomo, fra l'altro, con una capigliatura folta, lui. Lui. Grazie per Luigi, grazie per aver contribuito anche te a questa nostra mega fair. Grazie veramente di cuore. Ciao Vi Pardone, lasciamo, a ciao presto. Saluti Enrico, ragazzi, ciao buona anche ai domenica. colleghi di Zoom. Ciao. Noi per Luigi ti ringraziamo veramente Noi, a nome di tutta la redazione di Zeta. Spero ti abbia fatto piacere questa chiacchierata. assolutamente, assolutamente. È piacevole, insomma, io sono, sapete che sono sempre, insomma, la vita, devo dire che è proprio divertente, nel senso che ci porta di fronte a tante cose interessanti, appunto, questa digitalizzazione, questa evoluzione che poi provoca tutta una serie di riflessi anche di natura sociale, culturale, psicologica sulla vita delle persone, secondo me è molto importante. Per quanto uno poi ripeto, il piacere di un piatto di cacio e pepe sia irriproducibile o di una passeggiata all'aria aperta o di una serata al bar con gli amici, quindi aspetti fisici, sensazioni proprio sensoriali, tattili, che non sono riproducibili dalla tecnologia, questo è indiscutibile, però le tecnologie hanno cambiato la nostra vita, la cambieranno sempre di più, sono uno strumento, non devono diventare un'ossessione. Ti ripeto, cioè, è bellissimo fare un pranzo a distanza con la propria mamma o con un proprio amico, eccetera, ma è bellissimo se c'è l'amicizia dietro. Ecco, faccio un esempio un po' banale da libro cuore, poi di fondo ci deve essere qualcosa di bello, di importante da condividere. La tecnologia è uno strumento per poterla condividere. E, insomma, da questo punto di vista oggi si aprono possibilità infinite, quindi mi ha fatto piacere e adesso vado a fare una colazione più strutturata. Allora ti liberiamo, ancora grazie e buona giornata, Grazie a sperando voi. di risentirci magari anche quando i tempi saranno un po' più Quando rilassati e volete. calmi. Grazie Ciao. per Luigi, buona Grazie giornata. a Luigi. Ciao a Ciao. tutti.